Benvenuti a questo programma presentato a voi da Life Christian Center, un programma che è dedicato alla parola di Dio, il messaggio di salvezza e alla differenza che Cristo può fare nella nostra vita. Il nostro desiderio per voi è che tramite questa trasmissione ognuno possa gustare la presenza di Dio e sentire la voce dello Spirito parlare ai propri cuori. Salmo 122 dice: «Io mi sono rallegrato quando mi dissero: andiamo alla casa dell'Eterno». Salmo 84 dice: «Oh, quanto amabili sono le tue dimore, o Eterno degli eserciti! L'anima mia brama i cortili dell'Eterno, il mio cuore e la mia carne mandano gridi di gioia al Dio vivente. Beati coloro che abitano nella tua casa e ti lodano del continuo». So che alcuni di voi non potete venire in chiesa, ma la mia preghiera è che voi potete gustare la presenza di Dio nel posto dove siete. Così oggi vogliamo riunirci insieme, invitando lo Spirito Santo a venire nel luogo dove ci troviamo. Ascolteremo del canto e poi ascolteremo un pensiero dalla parola di Dio. Voglia Dio benedirci insieme oggi. Vogliamo pregare. Signore, veniamo davanti a Te in questo momento nel nome di Gesù. E Signore, vogliamo che Tu vieni con la Tua presenza e col Tuo Spirito ovunque ci troviamo. Signore, soprattutto vogliamo sentire la voce dello Spirito, che Tu parli ai nostri cuori. Tu conosci ogni bisogno nella nostra vita, Signore, e la nostra preghiera è che Tu arrivi, che Tu tocchi, Signore. Noi sgridiamo ogni attacco diabolico nel nome di Gesù. Fa che c'è la libertà dello Spirito affinché possiamo compiere la Tua volontà nella nostra vita. Vogliamo lodarti, glorificarti, avvicinarci sempre di più a Te. Sii glorificato nella nostra vita in questo tempo, e questo lo domandiamo nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Amen. Padre, e che cresca in me il carattere di Cristo, del tuo Spirito. Fammi amare ciò che ami, dammi la tua forza per sradicare dal mio cuore ciò che non è tuo. Io voglio stare vicino a te, desiderare di piacere. Io voglio fare la tua volontà e adorarti. Padre, dammi un cuore puro, Padre, dammi un cuore che ricerca il tuo.
davanti a te. Fa che sia io, fa che io veda la gloria tua. Chi salirà sul monte tuo, chi resterà davanti a te. La lettera di Giuda, secondo la pronuncia del suo nome sia in greco che in ebraico. Giuda era uno dei quattro fratelli di Gesù menzionati nei Vangeli. Nessuno dei fratelli aveva seguito Gesù come Messia prima della sua morte, ma quando essi lo videro risorto, divennero suoi discepoli. Alla fine, tutti i fratelli di Gesù diventarono leader delle prime comunità giudaico-cristiane. E Giuda era conosciuto come maestro itinerante e missionario. E questo elemento ci fornisce il contesto per capire lo scopo di questa lettera. Non sappiamo a quale comunità specifica stesse scrivendo, ma probabilmente si trattava di una comunità costituita da una maggioranza di ebrei messianici. Il suo stile di scrittura presuppone una conoscenza approfondita delle scritture ebraiche dell'Antico Testamento, così come di altri popolari scritti ebraici. Giuda aveva saputo che quella chiesa stava affrontando una crisi, e questo ci aiuta a capire la struttura della lettera. Comincia fornendo delle istruzioni, seguite da un lungo avvertimento e un'accusa contro i maestri corrotti che avevano influenzato questa chiesa. Dopodiché, Giuda conclude dando ulteriori istruzioni su ciò che questa chiesa dovrebbe fare. Giuda inizia la lettera incaricando questa chiesa di combattere per la fede cristiana autentica. La sua intenzione iniziale era stata quella di scrivere un'opera più lunga, che analizzasse la nostra comune salvezza per mezzo del Messia. Ma quel progetto, ci dice, fu messo in pausa dopo aver sentito le notizie urgenti sulla Chiesa in questione. E così iniziò a scrivere immediatamente questa lettera molto profonda, ma nel contempo breve. Giuda non spiega subito come dovrebbero combattere per la fede, piuttosto spiega prima il perché.
La lotta per la fede si scatena a causa dei maestri corrotti che si sono infiltrati in quella chiesa. Giuda non prende di mira il loro insegnamento, bensì il loro modo di vivere. Il loro compromesso morale rivela come la loro teologia sia sbagliata. Prima di tutto hanno travisato la grazia di Dio, considerandola una licenza di peccare. Pensano di essere stati perdonati e di aver ricevuto lo Spirito di Dio, per cui adesso possono fare quello che vogliono, specialmente per ciò che riguarda denaro e sesso. E dunque, dice Giuda, tradiscono Gesù, respingendo la sua autorità e i suoi insegnamenti. Giuda vuol far capire a questa chiesa che la comparsa di questi maestri non deve rappresentare una sorpresa. Nel passo successivo, più lungo, egli avverte i fedeli di stare lontano da loro. Per prima cosa offre due gruppi di tre esempi ciascuno, presi dall'Antico Testamento. Il primo gruppo riguarda esempi di persone ribelli che nel passato hanno subito la giustizia divina. Si comincia con gli Israeliti, che si ribellarono contro Dio nel deserto, ottenendo quello che volevano e morendo in mezzo al nulla. Poi Giuda narra la storia di alcuni angeli imprigionati per la loro ribellione, fino al momento in cui dovettero affrontare la giustizia di Dio. Qui si riferisce all'interpretazione della storia di Genesi 6, presente nella popolare opera ebraica chiamata Primo Libro di Enoch. Secondo questa storia, i figli di Dio sarebbero angeli che si erano ribellati a Dio per avere relazioni fisiche con donne e che pertanto furono giudicati di conseguenza. Giuda collega questa storia al suo terzo esempio sul crollo di Sodoma e Gomorra nella Genesi. In essa, alcuni uomini violenti avevano provato ad avere relazioni fisiche con angeli. Entrambe queste storie trattano della ribellione contro l'ordine di Dio, che portò all'immoralità sessuale, ed è precisamente ciò di cui sono colpevoli i maestri corrotti. Dopo questo, Giuda offre un esempio aggiuntivo proveniente da un popolare testo ebraico chiamato Testamento di Mosè. Così come il libro di Enoch, questo non faceva parte degli scritti dell'Antico Testamento. Era piuttosto un racconto creativo degli ultimi giorni e delle ultime parole di Mosè, basato sul Deuteronomio. Nella sezione citata da Giuda, Mosè è morto ed è presente un angelo buono, Michele, che sta confutando le accuse mosse dal demonio a carico di Mosè, ma decide di lasciare il giudizio finale a Dio. Queste storie potrebbero sembrarci piuttosto strane, ma per il popolo ebraico cresciuto con quei testi, gli avvertimenti di Giuda avevano un senso logico. Il comportamento di questi maestri corrotti ha radici antiche. Ribellione contro l'autorità di Dio, immoralità sessuale e rifiuto dei messaggeri di Dio. E questo si collega al secondo gruppo di esempi. Questi trattano di ribelli che hanno corrotto altre persone. Caino uccise suo fratello e fondò una città in cui regnava la violenza. L'indovino Balaam non poté maledire Israele, dunque la spinse all'idolatria e alla corruzione sessuale. E Core, il levita che guidò una ribellione contro Mosè, causando disastri per altre persone. Giuda conclude la seconda serie di esempi con una raffica di immagini dell'Antico Testamento per descrivere i maestri. Sono come i pastori egoisti di Ezechiele, o le nuvole senza pioggia dei Proverbi, o come il mare agitato di Isaia. Il loro egocentrismo smaschera la loro pretesa di seguire Gesù. Creano caos ovunque vadano. Giuda conclude il suo avvertimento citando altri due avvertimenti, uno antico e uno recente. Il primo è tratto ancora una volta dal popolare primo libro di Enoch, nel quale si diceva fossero contenute le visioni dell'antico personaggio di Enoch, del libro della Genesi. La cosa affascinante è che Giuda cita il capitolo d'apertura di Enoch, che a sua volta cita quasi una mezza dozzina di testi dell'Antico Testamento relativi al giorno della giustizia definitiva del Signore sul male umano. Giuda fa poi corrispondere l'avvertimento antico di Enoch a quello più recente degli Apostoli. Pietro, Giovanni e Paolo avevano tutti previsto che i maestri corrotti sarebbero arrivati a travisare la buona notizia di Gesù, facendo riferimento all'avvertimento iniziale di Gesù sullo stesso tema. Per cui questa chiesa non dovrebbe necessitare ulteriori argomenti. Questi insegnanti devono essere fermati. A questo punto Giuda fornisce le istruzioni finali. Riprende il suo passaggio iniziale sulla lotta per la fede e spiega come portarla avanti. Mediante una geniale serie di metafore, descrive la comunità di Gesù come il nuovo tempio di Dio. I fedeli devono costruire le loro vite sulle fondamenta della Santissima Fede, che si riferisce al messaggio centrale della buona notizia, ovvero la vita, la morte e la risurrezione di Gesù per i nostri peccati.
Su quelle fondamenta la Chiesa deve edificarsi mediante l'impegno alla preghiera e consacrandosi all'amore di Dio per mezzo dell'obbedienza. E l'integrità di questo edificio si manterrà stando allerta per il ritorno di Gesù, affinché porti la sua giustizia e la sua misericordia. Facendo ciò, si aiuteranno gli uni con gli altri a rimanere fedeli a Gesù. Giuda conclude la lettera lodando il Dio che proteggerà il suo popolo, preservandolo dalle cadute. Questa breve ma incisiva lettera di Giuda è sconcertante per molti lettori moderni, che si chiedono perché l'autore citi testi che oggi non sono considerati parte della Bibbia ebraica, come il primo libro di Enoch o il Testamento di Mosè. È importante ricordare come la cultura ebraica di quei tempi fosse immersa in testi religiosi. Gesù e la sua famiglia, come tutti i primi cristiani ebrei, crebbero leggendo la Bibbia ebraica insieme a molti altri libri più recenti che si basavano sulle scritture ed erano ispirati ad esse. Siamo a conoscenza di dibattiti antichi in cui ci si chiedeva se alcuni di questi libri dovessero essere considerati parte della scrittura o meno. Ad ogni modo, si tratta di testi importanti. Un libro non deve fare parte della Bibbia per trasmettere un messaggio importante al popolo di Dio. Ci sono pervenuti molti testi ebraici di quel periodo. Oggi sono conosciuti come apocrifi o anche libri deuterocanonici e pseudoepigrafi. Tutti questi testi venivano conservati e letti nelle comunità ebraiche e cristiane ed erano trattati con grande rispetto. Questo non significa che inizialmente fossero stati redatti come parte della Bibbia ebraica, ma fanno comunque parte della tradizione biblica. E così Giuda, sapendo che i suoi lettori avrebbero ritenuto significative le parole del primo libro di Enoch, le usò per comunicare il suo messaggio. La grazia di Dio, per mezzo di Gesù, richiede un impegno per tutta la vita, non soltanto un assenso intellettuale. Giuda non critica la teologia dei maestri e non si concentra su di essa, ma sul loro modo di vivere immorale, che nega Gesù. E così Giuda applica in questa lettera ciò che Gesù aveva detto in primo luogo ai suoi discepoli, ovvero: se mi amate davvero, allora obbedirete ai miei insegnamenti. Per i cristiani il modo di vivere è l'indicatore più affidabile di ciò in cui si crede realmente. E di questo tratta la lettera di Giuda. So
cari, benvenuti all'ascolto di questo programma. Oggi voglio iniziare una nuova serie, le beatitudini che Cristo Gesù ci ha dato in Matteo 5. Oggi voglio trattare la prima beatitudine, beati i poveri in spirito. Questo fa parte del sermone più famoso che Gesù abbia mai predicato. Infatti troviamo questo sermone sul monte che Gesù ci ha dato in Matteo 5, 6 e 7, tre capitoli e un sermone. E questo sermone sul monte è così controculturale. E questo sermone sul monte ci dà alcuni dei più grandi valori di vita, direttamente dalla bocca di Gesù. Cari, il mondo è nel caos, c'è così tanto odio, conflitto, invidia, guerre. Le persone in generale stanno perdendo la strada. Le persone sono prese da guerre, c'è tanta infelicità. E noi continuiamo a volte a guardare alle istituzioni della società e alle leggi per cambiare le cose. E sono d'accordo, è importante questo, ma credo che il Vangelo del Signore Gesù Cristo sia l'unico messaggio che può veramente cambiare il cuore degli uomini e delle donne. Abbiamo bisogno di un risveglio nella nostra terra, ma un risveglio deve avvenire prima nei nostri cuori, nelle nostre chiese, prima che possa traboccare nella società in cui viviamo. Vogliamo pregare di essere profondamente influenzati mentre studiamo questa serie di messaggi. E voglio leggere Matteo 5, 1 a 12, i 12 versetti. Gesù, vedendo le folle, salì sul monte, si mise a sedere e i suoi discepoli si accostarono a lui ed egli, aperta la bocca, insegnava loro dicendo: beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati quelli che sono afflitti, perché saranno consolati. Beati i mansueti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per motivo di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi, giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Ho letto tutte le beatitudini che nel prossimo futuro spezzeremo insieme, mediteremo insieme. Facciamo spazio nei nostri cuori, cari, alla potente rivelazione della parola di Dio. Gesù non solo insegnò questi principi, ma Gesù li ha incarnati. Sono parte di tutto quello che egli è. E dico è, non era, perché Gesù è lo stesso ieri, oggi in eterno. E Gesù sta chiedendo alla Chiesa, il suo corpo in terra, di essere il suo rappresentante su questa terra. L'Apostolo Paolo disse ai Corinzi che stiamo ad essere trasformati all'immagine di Cristo giornalmente. Cari, lasciamo che i valori che impariremo dagli studi delle beatitudini vengono a vivere dentro di noi. Mentre studiamo questa serie, tieni presente questa verità. Ogni beatitudine rivela dove si può trovare la vera felicità. Tutte le beatitudini iniziano con la parola beati. Beato non è una parola facile da tradurre dal greco. La parola nel greco di beato è makarios. Makarios significa una gioia interiore, una gioia che è molto più dell'essere felici. Generalmente siamo felici
quando sorgono gli eventi e le circostanze giuste. Quindi, quando il sole splende, siamo felici. Quando abbiamo soldi, siamo felici, e così via. Questo non dovrebbe essere vero per coloro che sono figli di Dio. Noi possediamo, cari, una gioia che viene da Dio. Allora, ecco una verità che non dovrebbe mai lasciarci. C'è in noi una gioia interiore che nessuno o niente può toglierci. Quindi Gesù ci chiede di essere controculturali, dandoci valori che descrivono chi sono i veri figli di Dio. E l'altra verità base è questa, che voglio che notiamo mentre studiamo questa serie delle beatitudini. Le beatitudini mostrano la potenzialità di ciò che può essere nostro. Forse non abbiamo questi valori in noi ancora, ma potenzialmente questi valori sono nostri in Cristo Gesù. Diamo ora un'occhiata alla prima delle 9 beatitudini, molto probabilmente la più importante. Potremmo non essere in grado di avere le altre 8 beatitudini. Se non abbiamo questa prima, non potremo mai avere le altre. E la prima è Matteo 5:3. Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Cari, possiamo ottenere tutto ciò che Dio ha per noi quando andiamo in bancarotta davanti a Lui. Ecco una parafrasi di questo versetto. Beato la persona che si rende conto di essere completamente misero, completamente impotente, che realizza il suo assoluto bisogno di Dio. Cari, il problema più grande con il nostro mondo occidentale è che non ci rendiamo conto della nostra povertà. Viviamo in un'abbondanza incredibile. Molto probabilmente, secondo le statistiche mondiali, la nostra economia, il 99% del mondo, scambierebbe posto con noi. La maggior parte delle persone nel mondo occidentale non vede il loro reale bisogno, ed ecco il problema. Non dipenderemo mai da qualcosa di cui non pensiamo di avere bisogno. Che cosa significa veramente essere poveri in spirito? Le persone dovranno arrivare al punto in cui diranno: non posso farcela da solo. Eppure la maggior parte delle persone pensa di potercela fare. Siamo diventati troppo soddisfatti di noi stessi. Cari, dobbiamo arrivare al punto in cui riconosciamo che siamo indigenti, bisognosi, indifesi, e solo Dio può aiutarci. Poi veniamo davanti a Lui ed Egli ci benedice. Il suo regno diventa il nostro regno. Gesù, in una delle sue lettere alle chiese in Apocalisse, disse: io conosco le tue opere, tu non sei né freddo né fervente. O fossi tu pur freddo o fervente, così perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Tu dici: sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di niente. Tu non sai invece che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo. Cari, Gesù disse che riguardo alla chiesa di Laodicea era diventata tiepida, un atteggiamento di non ho bisogno di niente o di nessuno. Ma Gesù disse loro: tu non sai invece che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco, nudo. Cari, senza Gesù siamo anche noi niente. Abbiamo bisogno di essere benedetti da Dio. Ecco 4 cose che pensiamo di avere, ma non abbiamo, e Gesù ci fornisce tutte queste 4 cose. Per prima, senza Gesù devo pagare i miei peccati. Nulla di ciò che faccio o dico può pagare per i miei peccati. I miei peccati devono essere pagati da qualcuno. Infatti Romani 6:23 dice: perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. Cari,
Gesù ha pagato tutti i nostri peccati, quelli del passato, del presente e del futuro. Grazie a Gesù abbiamo il dono gratuito della salvezza, del perdono e della vita eterna. Infatti Efesini 2:1-5 dice: Dio ha vivificato anche voi, voi che eravate morti nelle vostre colpe, nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli, nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo secondo i desideri della nostra carne, ubbidendo alle voglie della carne dei nostri pensieri, ed eravamo per natura figli d'ira come gli altri. Ma Dio, bellissime parole, ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo, e per grazia che siete stati salvati. Cari, abbiamo un debito che doveva essere pagato, non potevamo pagarlo. Gesù è intervenuto e lo ha pagato per noi. E poi ecco un'altra cosa che Gesù fa in noi. Senza Gesù posso appena farcela, a stento, attraverso il mio dolore e la mia condizione personale. Senza Gesù, cari, sopravviviamo appena, come va la vita? Beh, so sopravvivere. Ci copriamo e mettiamo un cerotto sulle nostre ferite invece di guarirle, danneggiando le persone attorno di noi continuamente, perché siamo feriti. Diciamo: non posso cambiare, questo è quello che sono, e sbagliamo. Geremia profetizzò la condizione del nostro mondo quando ha detto: essi curano alla leggera la piaga del mio popolo, dicono pace, pace, mentre pace non c'è. Cari, senza Gesù siamo come tutti gli altri, persi, senza speranza. Dobbiamo affrontare le nostre paure, le nostre insicurezze e disfunzioni. La Bibbia dice in 1 Pietro 2:24-25: Gesù ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia, e mediante le sue lividure siete stati guariti, poiché eravate erranti come pecore, ma ora siete tornati al pastore e guardiano delle vostre anime. Cari, Gesù è il nostro pastore ed è colui che guida la nostra anima e ci trasforma. Lasciate che la pace di Dio riempia il vostro cuore. Gesù non è venuto solo per mettere un cerotto sulla ferita, ma è venuto per guarirci nello spirito, nell'anima, nel corpo. Non dobbiamo rimanere la parte sbagliata di noi stessi. Possiamo essere completamente trasformati. E poi in Galati capitolo 5 versetti 22-23: il frutto dello spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Ora ricorda che possiamo ottenere queste cose solo quando ci rendiamo conto che non le abbiamo, che siamo andati in bancarotta in noi stessi e abbiamo bisogno di qualcuno che viene in nostro soccorso. Beati i poveri in spirito, ha detto Gesù. E poi ecco la terza cosa che Gesù compie in noi. Senza di Gesù sto cercando la vita o sto creando la vita? La vita che Gesù ci dà è la vita reale, che qualsiasi altra cosa non è la vera vita. Dio ha messo in noi l'eternità. Dio ha messo un senso di scopo dentro ciascuno di noi. Solo Dio conosce il piano per la nostra vita. E perciò voglio citare questo versetto che ci diamo così spesso. Infatti, io so i pensieri che medito per voi, dice il Signore. Pensieri di pace, non di male, per darvi un avvenire, una speranza. Il mondo arriva e dice il contrario. Il mondo dice: sei solo un incidente,
che siamo il risultato del tempo del caso, ma grazie a Gesù ora ho la capacità di sapere chi sono e in che cosa consiste la mia vita. Infatti il salmista Davide, Salmo 139, che mi incoraggia quasi ogni giorno, dice: io ti celebrerò, Signore, perché sono stato fatto in modo stupendo. Meravigliose sono le tue opere. L'anima mia lo sa molto bene. Le mie ossa non ti erano nascoste quando fui formato in segreto, intessuto nella profondità della terra. I tuoi occhi videro la massa informe nel mio corpo. Nel tuo libro erano tutti scritti i giorni che mi erano destinati, quando nessuno di essi era sorto ancora. Cari, non accontentiamoci solo della salvezza per l'eternità. Abbiamo una vita da vivere anche qui in terra. E con Gesù possiamo essere guariti, trasformati e completamente cambiati. L'apostolo Paolo aveva compreso i piani e i propositi di Dio quando dice agli Ateniesi, lui dice: egli Dio ha tratto da uno solo tutte le nazioni degli uomini perché abitano su tutta la faccia della terra, avendo determinato le epoche loro assegnate e i confini della loro abitazione, affinché cerchino Dio, semmai giungono a trovarlo come a tastoni, benché egli non sia lontano da ciascuno di noi. Difatti in lui viviamo, ci muoviamo, ci siamo, come anche alcuni vostri poeti hanno detto, poiché siamo anche sua discendenza. Paolo dà agli atei di Atene una vera immagine di Dio. Cari, senza Gesù non viviamo, né ci muoviamo, neanche abbiamo il nostro essere. E poi ecco la quarta cosa che Gesù fa per noi. Senza Gesù sto vivendo la mia vita per gioie che svaniscono. Primo Pietro 1, 3, 4. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere a una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per un'eredità incorruttibile, senza macchia, inalterabile, essa è conservata in cielo per voi. Cari, Dio ci dà le nazioni per la nostra eredità, influenzando la vita delle persone per l'eternità. Grazie a Gesù posso avere la gioia di vivere una vita che glorifica Dio e ha un impatto sugli altri. Gesù ha detto in Giovanni: in questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, così sarete miei discepoli. Come il Padre mi ha amato, così anch'io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia completa. Bellissime parole di Gesù. Qual è l'idea della prima beatitudine? Le persone più felici del mondo sono i poveri in spirito. Infatti Gesù ha detto: beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Chi sono i poveri in spirito? Molto semplice. Sono quelle persone che sono in grado di dire con tutto il cuore: Gesù, ho bisogno di te. Cari, vogliamo dirlo ogni giorno: Gesù, ho bisogno di te. Gesù, ho bisogno di te. Sono in bancarotta, non ce la faccio a vivere senza di te, non troverò mai la vera vita senza di te. Gesù, eccomi nelle tue mani, aiutami. Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Possa Dio benedire questa meditazione ai nostri cuori. Preghiamo insieme. Padre, grazie di nuovo per questa bellissima parola che abbiamo ascoltato oggi. Signore, fa che possa essere internata dentro di noi, che la possiamo accogliere con gioia e con tutta la nostra volontà
E Signore, fa che del continuo possiamo venire a Te per aiuto, riconoscere che siamo in bancarotta senza di Te, che siamo poveri senza di Te, abbiamo bisogno di Te del continuo. Benedici tutti i pastori che predicano la Tua parola, benedici tutte le chiese che si radunano sotto al nome di Cristo Gesù. Signore, guarisci i corpi ammalati, fa che ci siano segni, prodigi e miracoli fatti nel nome del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Che la Tua mano potente si continua a posare su ciascuno. Salva ogni nostro vicino di casa. Salva tutti i nostri familiari, lo chiediamo nel nome forte di Gesù nostro Signore. Amen. Oh mio Signore, allora che con rispetto io miro il cielo che fece il tuo voler e lo splendore
Dio. Un canto al cuore, innalza te, grande sei tu, un canto al cuore, innalza te, Signore, grande sei. Smetti di preoccuparti. Nel Salmo 55 è scritto: getta sul Signore il tuo affanno ed Egli ti sosterrà. Quando la preoccupazione bussa alla tua porta, fermala sotto il portico o si trasferirà da te e prenderà la residenza, gettando su di Lui ogni vostra preoccupazione, perché Egli ha cura di voi. Dio si prende cura di tutto ciò che ti preoccupa e che prende possesso dei tuoi pensieri. Egli ha cura di queste cose più di te. Nessun pensiero fastidioso, doloroso, preoccupante, straziante sfugge alla sua attenzione, perché Egli, dice la Bibbia, ha cura di voi ed Egli ti tiene d'occhio giorno e notte. Cosa può essere definito come una preoccupazione? Qualsiasi cosa ti tolga la gioia, qualsiasi cosa tu non possa cambiare, per la quale ti senti responsabile, qualunque cosa tu non sia in grado di controllare, che ti tormenta, che ti tenga sveglio nei momenti in cui dovresti dormire, tutte queste cose hanno bisogno di essere trasferite dalla tua lista di preoccupazioni alla tua lista di preghiera. La Bibbia dice: non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiera, e la pace di Dio custodirà i vostri cuori. Porta ogni preoccupazione una per uno a Dio. Più ti abitui a farlo e più il tuo cammino con Lui diventerà interessante. Rimarrai colpito dalla facilità con cui Egli affronta le situazioni che ti schiacciano. Ricordati che Egli è in grado di gestirle ed è disposto a farlo e sta aspettando che tu le porti a Lui. Getta sul Signore il tuo affanno ed Egli ti sosterrà. Quelli che vivono senza preoccupazioni sono quelli che continuano a gettare i loro pesi sul Signore, finché non diventerà naturale come respirare. Spero che questo programma sia stato di benedizione alle anime vostre. Se avete bisogno di preghiera o desiderate una Bibbia o semplicemente volete più informazioni, telefonateci al 8232 55 56 dove potete richiederlo. Vi ringrazio per il vostro ascolto, con la speranza di rivederci la settimana prossima. Prego che il Signore vi benedica. Arrivederci, a presto.